Buonasera a tutti, bentornati al video tutorial delle pigottine di Wanda. Questa sera vi faccio vedere un piccolo progetto per realizzare un angioletto che può essere utilizzato come bomboniera, come decorazione natalizia, come sovrapporta su un albero di Natale, molto leggero, quindi si presta a diversi posizionamenti. È semplice perché è veramente alla portata di tutti, anche di chi non sa cucire con la macchina da cucire o troppe cuciture. Allora, basta prendere un pezzettino di tulle. Le misure le potrete trovare e scaricare dal sito www.lepigottinedivanda.it. Allora, io prendo questo rettangolo di tulle, lo apro e creo. Lo stropiccio un po' con le mani in questo modo. Creo un fiocco in che modo? Prendendo il tulle, facendo come due orecchie, così, e facendo un nodo a queste orecchie, così. Questo è un sistema per fare i fiocchi quando avete dei nastri con un dritto e un rovescio. Per avere i due dritti, si fanno in questo modo, quindi orecchio, orecchia, nodo le orecchie. Stringo bene bene il fiocco e realizzo quello che è la base dell'angioletto. Poi con un pezzo di pizzo, un po' movimentato e anche carino, un po' alto, un po' basso, a circa 1,5 cm, quasi 2 cm, realizzo un punto filza, cioè un'arrecciatura lungo tutta la lunghezza del mio pezzo di pizzo. Questa arricciatura ci serve per il fatto di farla a 1 cm di distanza dal bordo, ci serve per sostenere la testina, quindi è importante non farla a filo qua, ma realizzarla un pochino più in basso. Faccio questa filza, non è necessario farla con dei punti precisi perché tanto è una ricciatura molto semplice. La arriccio del tutto, chiudo col filo, stacco. Ecco, fatto questo, se vedete c'è la ricciatura piccola e quella grande, la vado a posizionare sopra al mio fiocchetto, quindi con la colla a caldo metto un po' di colla e posiziono il mio collettino. Adesso piano piano, ecco, così. In questo modo. Si vede? Quindi, prima di continuare, devo fare l'acconciatura alla faccina. Per vedere come si realizzano le faccine, potete rivedervi la prima puntata dove ho fatto vedere come si realizzavano con la toile. Allora, sempre filo di lana, avvolto su 3 dita, frangetta, si taglia sopra e sotto, in questo modo. Poi colla appena sopra gli occhietti. Posizioniamo i ciuffettini sopra, non importa se non si attaccano tutti, tengo stretto, giro e faccio aderire con la colla anche il resto della frangia sul retro della testina. Rifilo, rifilo in questo modo, poi matassina, goccino di colla sulla matassina. Incollo sotto, lasciandola sempre a testa in giù, vado a creare il profilo mettendo la colla dalla frangia al nodino, appoggio, appoggio in questo modo, copro con i fili di lana, poi semplicemente vado ad arrotolare su se stessa la lana. Quando ho trovato la posizione che mi piace, con la colla vado a fissarla. Quindi, goccino di colla qua, goccino di colla qua,
e ho fissato l'acconciatura in questo modo. Adesso aspettiamo un secondo che si attacchi, poi dovrò fissarla sopra. Allargo leggermente sempre la goccina di colla e vado a posizionarla in questo modo. Facciamo in modo che sia visibile, così. Allora, quindi con un pezzo di spago un po' grosso, un po' consistente, creo quelle che sono le braccine. Quindi metto una goccia di colla sotto al fiocco, così, e appoggio il mio pezzettino di spago, posso mettere via un pezzo, e sempre goccina di colla qua, vado a posizionare l'altra parte in questo modo. Ora, con un pompon e un fiocchettino, vado a creare quella che è la decorazione da mettere davanti alle manine. Facciamo il nostro fiocchettino, goccino di colla, goccino di colla qui sotto, con un altro fiocchettino ne facciamo un altro pochino più lungo, così lo rendiamo un pochino più ricco, un pochino più bellino. Goccino di colla e lo posizioniamo sempre sotto al pompon. Poi sulla testina ci facciamo un altro fiocchetto, così. Ok, goccino di colla e posizioniamo il nostro fiocchetto nell'acconciatura. Poi con un filo di spago più sottile e un ago lo facciamo passare. Dove è finito? Ah, eccolo qua, possiamo farlo anche con questo. Facciamo passare in mezzo all'acconciatura il nostro filo, ci facciamo un nodino e voilà, ecco realizzato l'angioletto. Oddio. Vi aspetto per le prossime puntate del video tutorial delle pigottine di Wanda, alla prossima puntata con tanti altri progetti, e vi ricordo che tutti i materiali saranno disponibili sul sito www.lepigottinedivanda.it. Buonasera a tutti.